Nella mattinata di sabato 16 dicembre, presso l'ex chiesa della Santissima Trinità, l'ente morale Morgando ha consegnato 18 borse di studio agli studenti che si sono contraddistinti nel loro percorso di studio. Oggi siamo qui nella chiesa della Trinità per distribuire ed assegnare ai ragazzi meritevoli dell'anno scolastico 2016-17 le borse di studio dell'ente giusto Morgando. Come ogni anno, con i fondi erogati da dei benefattori nel corso della storia, perché qui oramai si parla dalla fine 800 ad arrivare ai giorni nostri, riusciamo a contribuire in qualche modo allo studio o a qualche soddisfazione extra, viaggi, acquisto di computer, a dei ragazzi che nel corso degli anni dell'anno scolastico si sono dimostrati diligenti, che hanno ottenuto degli ottimi risultati e hanno anche magari situazioni economiche non troppo agevoli. Il nostro ente, oltre ad assegnare queste borse di studio agli studenti delle scuole medie superiori e dell'università, assegnano anche dei contributi ad alcune associazioni della città, agli amici di Francesco, all'associazione Mastro Pietro, alla parrocchia, e poi si dà anche un contributo alla biblioteca civica per dare la possibilità ai ragazzi di avere sempre testi aggiornati, e alle scuole elementari e medie di Quornier. A ricevere la borsa di studio sono stati Ramli Alima, Angelo U, Elmenni Lobna, Rapelli Paola, Giacchetto Mena Walter, Silvestri Sabrina, Ramli Amina, Pascuzzi Giulia, Carvelli Cristian, Anine Nabila, Affaui Imane, Salbengo Erika, Leonetti Giacomo, Ambrosio Elisa, Di Gennaro Giulia, Alberto Monteucotto, Valero Maria Elena.